Più di 100 anni fa, un ragazzo di 11 anni lasciò una bevanda sul portico durante una notte fredda. Il bicchiere era stato riempito di polvere di soda disciolto in acqua e il ragazzo ci aveva lasciato un bastoncino per mischiare la sostanza. 20 anni più tardi, Frank Epperson, quello stesso smemorato ragazzo, ha presentato la sua invenzione nata per puro caso, il cosiddetto ghiacciolo, in un parco divertimenti in California. Non c'è nessuna traccia del sapore originale, ma tra i primi gusti c'era la ciliegia, il più popolare, limone, arancia, banana, anguria, uva e persino root beer. I chocolate chip cookies sono più giovani dei ghiaccioli, essendo stati inventati negli anni 30. Ruth Wakefield, la proprietaria di un famoso ristorante di nome Toll House Inn, è considerata l'inventrice di questi deliziosi biscotti. Ci sono varie storie dietro questa invenzione. Una storia afferma che Ruth finì il normale cioccolato e decise di sostituirlo con le gocce di cioccolato, pensando che si sarebbe sciolto completamente, ma non fu così. Un'altra storia dice che alcune gocce di cioccolato sono cadute nella pastella per errore. Ruth negò di averli creati per sbaglio, affermando che fosse un fatto del tutto casuale. Ci sono molte leggende dietro la creazione delle patatine. C'è chi sostiene che siano state inventate nel 1853 da uno chef in un lussuoso ristorante di New York. Le patatine fritte erano un piatto speciale in quel ristorante e la gente le adorava. Ma c'è stato un cliente che non era soddisfatto della qualità, le definiva infatti troppo spesse. Quando il cuoco George Crumb, non sono così male, fece le patatine fritte più fini, il cliente pignolo si lamentò ancora. Allora George fece altre patatine ancora più sottili. E queste patatine erano così sottili che era impossibile mangiarle con le posate. Sorprendentemente, al mangiatore schizzinoso piacquero. Questa ricetta si diffuse ed in un paio di decenni le patatine erano presenti in ogni supermercato degli Stati Uniti, trasformando questo piatto caldo in uno spuntino veloce. La salsa Worcestershire è un altro prodotto che non è stato inventato di proposito. Due chimici inglesi, John Willie Lee e William Harry Perrins, si sono semplicemente dimenticati per un paio d'anni alcuni barili nel seminterrato della farmacia. La prima miscela che avevano preparato era del tutto immangiabile, a causa del sapore troppo forte. Ma i barili di cui si erano dimenticati nel seminterrato hanno fermentato e quando i chimici hanno trovato le botti hanno deciso di assaggiarne il contenuto e hanno visto che era dolce. Attualmente questo condimento è utilizzato per intensificare il sapore di quei piatti che in origine non lo sono, come per esempio il chili con carne. La salsa Worcestershire fa parte del quinto sapore, la sapidità che spiega il suo gusto ricco. Il tofu o fagiolo cagliato è stato inventato secoli fa. Una delle teorie sulla sua origine è che il tofu sia stato creato per la prima volta da un principe cinese. Un'altra teoria afferma che il tofu è apparso come un risultato dei fagioli tritati e sbollentati insieme al sale marino. Il sale era piuttosto impuro e probabilmente conteneva calcio e magnesio. Questi ingredienti consentirono ai fagioli di produrre una consistenza simile alla cagliata. Un'altra leggenda dice che del nigari, una sorta di sale marino evaporato, fu accidentalmente fatto cadere nel latte di soia. Oggi i medici ti dicono di stare alla larga dalla Coca-Cola, ma in realtà è stata inventata da John Pemberton, che aveva una laurea in medicina ed era un farmacista. Il French Wine Coca di Pemberton è stato inizialmente utilizzato come rimedio per gravi dolori, mal di testa e per calmare i nervi. Nel 1886, a causa dell'introduzione di una nuova legge, John dovette cambiare la ricetta e rimuovere l'alcol. Una cosa è rimasta invariata, la noce di cola che gli diede quel sapore unico. Si vocifera che nella nuova ricetta John abbia aggiunto l'acqua gassata per puro caso, ma in realtà lui sapeva benissimo cosa stesse facendo. Pemberton pensava che le bollicine fossero un'ottima alternativa all'alcol. La cola di John è sicuramente il precursore della Coca-Cola, ma la bevanda di oggi è diversa dalla ricetta originale. E anche il sandwich è stato inventato per caso. Nel 1700 John Montagu, quarto conte di Sandwich, ordinò al suo valletto di fargli un semplice piatto che poteva essere mangiato senza posate. Ha detto al valletto di infilare della carne tra due pagnotte. Lord Sandwich era particolarmente dipendente dal gioco d'azzardo e questo piatto gli permetteva di mangiare senza dover interrompere la partita. Le carte non si ungevano nemmeno e così le persone che giocavano con lui hanno iniziato a chiedere la stessa cosa che ha preso Sandwich e ben presto il piatto divenne comune.
Il ketchup che mangiamo oggi è una versione modificata che in realtà non ha nulla a che fare con la ricetta originale. È possibile rintracciare le sue radici fino al XVII secolo, quando i cinesi fecero in salamoia pesce e spezie, chiamandolo con una parola che somigliava un po' a ketchup e che significava pesce in salamoia. Per la prima volta gli inglesi provarono questa salsa circa 100 anni dopo. La versione britannica comprendeva funghi, scalogno e persino noci. Più tardi, la parola ketchup ha cambiato significato e veniva usata per qualsiasi tipo di condimento di colore scuro. Il primo ketchup al pomodoro aveva, tra gli ingredienti, le acciughe, il che ci fa pensare di nuovo alle sue origini cinesi. I nachos non sono un piatto tipico messicano, sono stati inventati meno di 100 anni fa. Ignacio Anaya, soprannominato Nacho, ha inventato questo piatto negli anni 40. Ignacio era uno chef e un giorno una cliente abituale chiese se Ignacio potesse portare uno spuntino diverso per lei e le sue tre amiche. Ha visto quanto avessero fame e ha deciso di cucinare qualcosa di veloce. Ha improvvisato con ciò che aveva a disposizione. Così ha afferrato alcune tortillas fritte, ci ha grattugiato del formaggio e ha riscaldato il tutto. Per rendere il piatto più saporito ha aggiunto dei peperoni jalapeño. La cliente abituale ha chiesto il nome dell'insolito spuntino. Ignacio non ci ha pensato molto e ha detto Nacho Special. Negli anni 30 i cheese puff erano un prodotto di scarto. Edward Wilson notò come uno dei suoi macchinari in fabbrica che produceva fiocchi di mais per gli animali colava. Il mais che era fuoriuscito gli sembrò interessante, così Edward decise di portarlo a casa e condirlo. Inoltre notò che il mais si gonfiava e si induriva se esposto all'aria. L'esperimento si rivelò un successo ed è così che noi oggi abbiamo questo spuntino di fama mondiale. I noodles istantanei non sono stati inventati per errore, ma durante la loro invenzione furono commessi molti errori. L'idea principale era di creare qualcosa che non scadesse subito. Dopo diversi tentativi falliti, Momofuku Ando ha inventato un metodo per conservare i suoi famosi noodles. Venivano lavorati in vari modi, fatti al vapore, disidratati, fritti in olio bollente e conditi. E i noodles istantanei erano un prodotto di lusso, dal momento che costavano molto più di quelli freschi. Un altro prodotto che è stato inventato inconsapevolmente è lo yogurt. È apparso per la prima volta in Asia centrale migliaia di anni fa. Alcuni pastori conservarono il latte in un luogo con una grande varietà di batteri, senza nemmeno saperlo. Il latte fermentò, diventando più consistente e dal sapore alterato. Uno dei pastori ebbe abbastanza coraggio per assaggiarlo. Non gli successe nulla di male, e così altre persone iniziarono a mangiarlo. Oggi la limonata rosa ha quel bel colore a causa del succo d'uva o dei coloranti alimentari che vengono aggiunti. Ma ci sono due leggende su come è stata inventata, ed entrambe hanno a che fare col circo. La prima storia sostiene che Henry Allott, che lavorava in un circo, avesse involontariamente fatto cadere delle caramelle alla cannella nella limonata, che le ha dato quel colore rosa. L'altra storia è un po' disgustosa. In pratica dice che un membro dello staff del circo, Pete Conklin, avendo finito l'acqua per la limonata, utilizzò l'acqua della vasca in cui una delle sue colleghe aveva lavato le calze rosse. Il colore delle calze fece diventare l'acqua rosa. Pete aggiunse un po' di zucchero, qualche fetta di limone e acido. La chiamò limonata alla fragola. Ai clienti piacque un sacco e le vendite raddoppiarono. Sì, alla gente piaceva proprio tanto. La tarta ten, che è una versione sottosopra e caramellata di una torta di mele, è stata cucinata per la prima volta per errore. Nel 1800 due sorelle, Stephanie e Caroline Tatten, gestivano un hotel. Un giorno Stephanie volle cucinare una torta di mele, ma lasciò le mele a macerare nel burro per troppo a lungo. Per nascondere l'errore, mise la pasta sopra le mele e la mise nel forno. Quando riprese la torta dal forno, vide diversi punti in cui si era bruciata. Che giornataccia! Non voleva che gli ospiti lo vedessero, così la capovolse e la presentò come una ricetta nuova di zecca. Sorprendentemente agli ospiti piacque la torta e presto divenne la loro specialità. Ok, io adesso devo andare, ho troppa fame. Alessandro Magno, uno dei personaggi più famosi della storia antica, pare fosse un grande appassionato di un dolce estivo tuttora molto popolare. Si racconta che Marco Polo, esploratore e scrittore italiano, abbia riportato dai suoi viaggi in Asia una ricetta che assomigliava a quella del moderno sorbetto, un dessert ghiacciato ottenuto mescolando acqua zuccherata con diversi tipi di aromi.
Questo dessert, che in seguito prese il nome di crema ghiacciata, era una portata molto popolare alla corte di Carlo I d'Inghilterra nel XVII secolo. In Francia fu Caterina de' Medici a introdurre l'amato dessert ghiacciato, subito dopo aver sposato Enrico II. Questo dolce ghiacciato divenne accessibile al grande pubblico a partire dal 1660, quando un uomo siciliano mescolò latte, panna, burro e uova al Café Procope, il primo bar di Parigi. Lo stesso Thomas Jefferson, quando aveva voglia di crema ghiacciata, seguiva una propria ricetta personale che richiedeva ben 18 passaggi per essere completata. Questa crema è diventata così importante nella cultura popolare che ha persino dei procedimenti e degli standard che devono essere rispettati per assicurarsi che sia sempre prodotta con criteri di qualità. Non tutti i dessert ghiacciati che sono sul mercato, infatti, possono essere chiamati crema ghiacciata. Per essere commercializzato con questo nome, deve contenere almeno il 10% di grassi del latte e non deve pesare meno di 0,5 kg per litro. La vera crema ghiacciata non deve essere troppo soffice. In termini tecnici, ciò significa che non deve avere più del 100% di overrun, ovvero dell'incorporamento dell'aria. Per ottenere quella specifica consistenza che tutti conosciamo e amiamo, la base deve essere montata a sufficienza, ma solo entro una certa percentuale. In particolare, per ogni litro di base per crema ghiacciata, il prodotto finale non deve superare i 2 litri dopo la montatura. Questo dessert molto popolare può essere suddiviso in molte altre sottocategorie, per esempio a ridotto, basso o zero contenuto di grassi. Per avere un'idea precisa di ciò che si sta ordinando ogni volta, è meglio consultare le informazioni nutrizionali di ciascun prodotto. Un altro tipo interessante di dessert congelato è il gelato. Sebbene in italiano ice cream si traduca letteralmente congelato, esistono differenze tra i due, ancora una volta basate sulle norme relative al contenuto di grassi e latte. Il gelato ha normalmente una quantità di grassi del latte inferiore a quella che ufficialmente dovrebbe avere la crema ghiacciata, ma poiché ha un basso overrun, circa il 20-30%, il risultato finale è comunque denso e ricco di consistenza. I gelatai italiani confermano che il gelato non dovrebbe avere meno del 3,5% di grassi. Le cose iniziano a farsi complicate, perché anche i francesi apportano un loro tocco personale al dessert. Il gelato francese, noto anche come crema pasticcera congelata, oltre agli ingredienti standard, aggiunge le uova alla miscela, in una quantità non inferiore all'1,4%. A proposito di cose complicate, forse non sapevi che i lamponi fanno parte della famiglia delle rose, insieme a ciliegie, albicocche, prugne, pere, mele, pesche e more. È grazie ai loro fiori che appartengono a questa categoria. Hanno tutti 5 petali uguali disposti attorno a un nucleo centrale. Le banane sono considerate bacche, mentre le fragole non lo sono, perché appartengono alla stessa famiglia delle rose. Noi condividiamo circa il 50% del nostro DNA con le banane, il che spiega perché sia le banane che alcune persone attraenti possono avere un discreto fascino. Hai presente il cioccolato bianco? Beh, non è vero cioccolato, poiché non contiene ingredienti del cioccolato. È una miscela di zucchero, prodotti del latte, vaniglia, lecitina e burro di cacao. I genitori di tutto il mondo provano in ogni modo a far mangiare i broccoli ai loro figli. Non lo fanno per punire le loro piccole pesti, ma per un motivo nutrizionale. In base alle calorie, i broccoli contengono quasi la stessa quantità di proteine di una bistecca. Ecco, magari non tutti i genitori ne sono coscienti, ma dato il basso contenuto di grassi, i broccoli hanno molti altri benefici per la salute rispetto alla carne. Oggi lo associamo immediatamente alle patatine fritte, ma per un certo periodo si è pensato che il ketchup avesse proprietà curative. Nel 1800, un medico dell'Ohio suggerì di curare i problemi digestivi con i pomodori. In seguito, pubblicò una ricetta, simile a quella del moderno ketchup, e il prodotto ottenuto venne commercializzato sotto forma di pillola. A proposito di patatine fritte, si è scoperto che questo contorno, decisamente uno dei più popolari al mondo, non è in realtà francese. Le patate servite in questo modo sono infatti originarie del Belgio, ma nel mondo anglosassone vengono chiamate French per il modo in cui vengono tagliate, probabilmente anche perché il nome Cavoletti di Bruxelles era già stato preso.
Sono convinto che almeno una volta tu abbia tenuto nella dispensa un barattolo di burro di arachidi, ma scommetto anche che non hai mai saputo il suo reale valore. La prima cosa che viene in mente sono i panini con burro di arachidi e marmellate. In realtà può essere usato nelle maniere più varie. In tutto il mondo è utilizzato quotidianamente. Alcuni studi hanno dimostrato che gli americani consumano ogni anno una quantità di burro di arachidi tale da ricoprire il pavimento del Grand Canyon. Stiamo parlando di circa 227 milioni di chili. Il salmone non ha quella caratteristica colorazione rosa di default. Quello selvatico è rosa grazie alla grande quantità di gamberetti presenti nel suo habitat. Il salmone d'allevamento, invece, è generalmente bianco. I produttori aggiungono pigmenti di origine vegetale per ottenere la tonalità rosa chiaro. Anche le carote non erano originariamente arancioni. La tonalità giallo-rossa che conosciamo oggi deriva da una mutazione genetica del noto ortaggio avvenuta nel XVI secolo. Inizialmente le carote erano bianche o viola. Proprio come il ketchup sulle patatine fritte, è probabile che il sushi chiami il wasabi. Ecco, molto probabilmente si tratta di rafano essiccato. L'alternativa giapponese, l'originale, è piuttosto costosa. Per questo motivo il 99% dei ristoranti utilizza il normale rafano. Li vedi confezionati insieme al supermercato, ma i peperoni rossi, verdi e gialli non sono in realtà lo stesso ortaggio. Per poterli coltivare singolarmente, infatti, sono necessari diversi tipi di semi, poiché ognuno di essi è una specie vegetale a sé stante. Sapevi che una nocciola su quattro finisce in un barattolo di Nutella? La crema spalmabile è così popolare che gli scienziati stanno studiando il modo di coltivare le nocciole in laboratorio per contrastare la carenza globale. Pensaci quando ti troverai a comprare i prossimi vasetti. Su ogni bottiglia d'acqua è presente una data di scadenza, ma in realtà l'acqua non scade. La data indicata è infatti relativa alla bottiglia stessa, poiché la plastica può deteriorarsi rilasciando sostanze nocive nell'acqua. Ti sei mai chiesto come mai il cibo in aereo sia praticamente in sapore? Non sempre la colpa è dello chef. L'altitudine a cui si vola produce degli effetti sulla chimica del corpo e fa sì che i sapori siano diversi. Qualcuno li avrà sicuramente aggiunti almeno una volta all'insalata, ma forse sarai sorpreso nel sapere che cilantro e coriandolo non sono la stessa cosa. Il coriandolo è il nome dei semi essiccati, mentre le foglie e i gambi si chiamano cilantro. Se sei un amante della frutta, questa è per te. Gli scienziati hanno ideato un albero della Macedonia. Sì, proprio così. Un albero che può coltivare diversi tipi di frutta allo stesso tempo. È stato sviluppato in Australia e può supportare fino a 6 diversi tipi di frutta. Al momento esiste una variante di drupacee, con pesche, prugne, nettarine, albicocche e pesche noci, e una variante di agrumi per chi preferisce limoni, lime, mandarini, arance o anche mapo, pomeli e pompelmi. Molti di noi lo evitano perché può provocare l'alito cattivo, ma l'aglio è considerato uno degli alimenti più ricchi di sostanze nutritive. Un solo spicchio d'aglio può contenere il 2% della vitamina B6 necessaria per l'intera giornata. Alcuni studi hanno dimostrato che la sostanza chimica che conferisce all'aglio il suo sapore caratteristico, chiamata allicina, fa bene alla salute. L'unico tipo di alimento che non si rovina mai se conservato correttamente è il miele, o almeno l'unico che abbiamo scoperto finora. Il miele, infatti, contiene un'elevata quantità di zucchero e ha un basso contenuto di umidità. Un enzima creato dalle api, inoltre, aiuta a sopprimere la crescita batterica. Naturalmente, se si conserva il miele nel modo sbagliato e lo si espone a una eccessiva umidità, può andare a male. Il miele sigillato e conservato correttamente, tecnicamente non ha una data di scadenza. Se sei alle prime armi con la cucina, sarai felice di sapere che i funghi non possono essere cotti troppo. Tutto merito di un polimero chiamato chitina, che permette loro di rimanere teneri anche se li si cuoce più del dovuto. Basta aggiungere un po' di burro e aglio e nessuno se ne accorgerà.